Production. Look, don't touch. So glamorous. Look, don't touch. So glamorous. Mirror, mirror on the wall. Who's the finest of them all? Abbiamo lavorato molto sui ragazzi, cercando di tirare, diciamo, fuori dei talenti che probabilmente non ci sono in questo mercato discografico sempre più, diciamo, sempre più difficile da poter aggredire. È un lavoro, ma mi è venuto facile con lui, perché è un po' il ragazzo pulito di cui, insomma, tutti sentiamo un gran bisogno. Chiara ovviamente è un grande talento, dalla prima puntata è data per assoluta vincitrice, ma non si sa mai in X Factor, non si sa mai, perché i certi vincitori poi alla fine magari non vincono o vincono con sorpresa. Devo dire che noi ce la giochiamo fino all'ultimo, perché io non mollo mai finché la partita non è finita, mai. Voglio mettercela tutta per arrivare in fondo. Ragazzi, continuate a votarmi, sono arrivato fino a qua per merito vostro, quindi ce la metterò tutta per rendervi felici ancora. Chicks è andata al ballottaggio l'altra volta, sicuramente questa volta canterà meglio, per cui forse qualche chance in più c'è, però mi sembra che per i primi posti i giochi siano già piuttosto chiari. Allora, tutti i fan di Chicks, mi raccomando, non fate l'errore di andare in bagno o di fare qualcos'altro proprio mentre bisogna votare per Chicks. È una che si merita di andare avanti e di fare delle belle cose, per cui votiamola. Sono diversi X e Chiara, hanno degli aspetti molto interessanti e vincenti entrambi. Io vi garantisco che lavoro comunque con lo stesso impegno per tutti e due, senza favorire. Anzi, devo dire che ha meno bisogno di me X, nel senso che è anche uno che ha più autonomia dal punto di vista musicale, insomma, sa arrangiare, sa scriversi i testi. Invece Chiara comunque ha bisogno di essere più seguita, forse, anche se dal punto di vista Canoro è totalmente infallibile. Però l'aspetto Canoro va supportato da quello che è il progetto musicale da costruire intorno. Io sto costruendo dei progetti musicali, insomma, quest'anno sono riuscito almeno a farlo con loro due. Risa è Risa, cioè a me però è sembrata un po' ferita. Credo che tutta la cosa iniziata che di Arisa ha avuto inizio da quando Elio l'ha attaccata. Secondo me è stato ingiusto l'attacco che Elio ha fatto nei suoi confronti. Votateli perché hanno bisogno di voi, e soprattutto la doppia finale, il televoto aperto tutta la notte, è una prova dura anche per il quinto giudice, quindi non date niente per scontato, non pensate che ci sia già un favorito. Se vi piace uno dei nostri finalisti, votatelo perché ha bisogno dei vostri voti.